Jerry McCombe un match sparito, Jerry McCombe match winner di questa partita, un tuo gol, il tuo primo stagionale, in tanti abbiamo detto sia in tribuna stampa, questo è il gol che lo sblocca definitivamente, di fatto però è un gol che fa arrivare la seconda vittoria consecutiva e il terzo risultato utile consecutivo a questo cardio. Sì, finalmente dai. Finalmente, aspettavo con molta pazienza, sapevo che prima o poi sarebbe arrivato e sono felice di più perché abbiamo vinto, abbiamo dato continuità alla vittoria di domenica scorsa, una vittoria sofferentissima, però il cuore ce lo mettiamo sempre. Dimmi una curiosità, Mancosu, Lasagna, Di Gaudio, Mbakogu, sembrate attaccanti completamente complementari, esce, entra, chi entra, chi esce, insomma il risultato non cambia, siete molto esplosivi là davanti. Sì, questa è la nostra caratteristica della squadra, perché giochiamo sulle ripartenze. È normale che quando si gioca in due davanti è più facile, perché l'altro dà una mano all'altro. Quando si gioca da solo è più difficile, perché i difensori sono veramente bravi, leggono la giocata prima, sono bravi. Invece quando siamo in due è più facile scaricare la palla sull'altro, parte l'altro, cioè è più facile giocare quando si è in due. Però siamo giocatori, abbiamo voglia di fare bene, siamo la squadra, siamo a disposizione della squadra, cerchiamo di dare il massimo. Ascolta Jerry, un sguardo anche al futuro, perché adesso le buone prestazioni purtroppo non bastano, i punti anche fino adesso non bastano, perché già oggi ha fatto un risultato importante, ha strapazzato il Palermo in casa, Palermo che la prossima giornata in casa verrà a far visita anche al Carpi, si va ancora a San Siro contro l'Inter, una squadra non in salute, è vero che insomma il divario c'è tra Inter e Carpi, però San Siro, anche se visto contro il Milan tu non c'eri, sarà teatro invece per te di tastare con mano uno stadio davvero importante, perché no, cercare di fare uno sgambetto a una squadra che non è molto in salute. Forse alcuni dimenticano che stiamo giocando in Serie A, stiamo giocando contro gente che è abituata a giocare anni in Serie A, è normale trovare un po' di difficoltà, alcuni si aspettano che magari andiamo in campo e battiamo gli altri così facile, è normale che non è possibile. E il massimo nostro lo daremo sempre, il sacrificio lo daremo sempre, e ora come ora non possiamo fare conti. Noi andiamo ovunque, e giocando come sappiamo fare e cercare sempre di portare via punti. Normale domenica prossima giochiamo contro una squadra molto forte, sappiamo che ci sarà molto da soffrire e dobbiamo giocare come sappiamo fare, poi alla fine vedremo. Ti chiede mister Castore, ti chiede tutta la squadra di portare gol fondamentali a partire magari sia con l'Inter ma anche contro il Palermo, che è una squadra insomma che tu ricordi abbastanza con affetto. Sì, mi chiedono i gol perché il mio ruolo richiede questo, però anche oggi gli attaccanti della Sampdoria non mi sembrano che abbiano fatto due gol a testa oppure tre gol a testa, fanno fatica contro la nostra difesa, figuriamoci io contro la difesa esperta in Serie A. Normale, cercheremo sempre di dare il massimo, il lavoro sporco dobbiamo farlo. È più difficile rispetto all'anno scorso, però io sono tranquillo, finché faccio il lavoro per la squadra vince, con il mio gol, con il gol degli altri, va tutto bene. Noi dobbiamo pensare di gruppo e non singolarmente, ci servono i punti per salvarci e cercheremo di portare a casa più punti possibile. Un'ultimissima, come hai vissuto assieme ai tuoi compagni questo forcing finale? Sembrava non passasse mai il tempo, invece ha resistito la difesa, ha resistito tutta la squadra molto generosa dietro la linea del pallone ed è arrivata questa splendida vittoria. Noi sappiamo molto soffrire, è normale che quest'anno giochi contro gente che tecnicamente è valida, forte, non è come l'anno scorso dove magari sì, abbiamo vinto anche qualche partita in 10, quest'anno è molto difficile, però stiamo dimostrando di avere lo spirito di gruppo, lo spirito di sacrificio, lottare sempre fino all'ultimo. Il panchino è stato difficile, però alla fine abbiamo portato a casa 3 punti. Vidbelec, una partita fortemente decisa anche dalle tue grandi parate, raccontaci la parata più bella di questa grande gara, probabilmente quella su Muriel, una parata di istinto che ha salvato e dal possibile nuovo pareggio della Sampdoria. Faccio fatica, non l'ho ancora rivista, però sono molto contento del lavoro che lo faccio durante la settimana e ho giusto riuscito a portarlo anche in partita. C'è stata una cosa molto sorprendente di questa gara, c'è stato un assedio reale della Sampdoria nella finale di partita, ma nessuna vera conclusione in porta, a grande merito anche del tutto il pacchetto difensivo. È un altro Carpi quello di questo girone di ritorno. Forza, difesa sta bene, centrocampo sta bene, anche davanti i ragazzi stanno facendo un gran sacrificio, ci muoviamo bene e questo è il nostro forza.
Parlaci un po' anche di te, un'esperienza, hai fatto tante esperienze anche all'estero, però questa probabilmente, anche per il rendimento che stai tenendo in queste ultime partite, è sicuramente la tua stagione migliore. Ho fatto anche una grande stagione in Portogallo, però adesso sono qua in Serie A e mi sto impegnando di fare meglio possibile. Un pacchetto che adesso regge molto bene, si va a San Siro contro l'Inter, una squadra non esattamente in grande salute, una partita che, visti i risultati dagli altri campi, che voi comunque a detta di mister Castori non guardate, bisogna andare là a provare, come contro il Milan, a fare qualcosa, portare a casa qualcosina. Non dimentichiamoci che l'Inter è una grandissima squadra, però siccome noi abbiamo pochi punti dobbiamo cercare di identificare tutte le domeniche. Sarà una partita molto importante anche per te, perché l'Inter è stata la prima squadra in Italia a credere su di te. Sì, è vero, però io penso che è partita come tutte le altre. L'ultima domanda per quanto riguarda invece questa partita, un'escalation di emozioni importante, tu hai mai avuto la sensazione che questa partita potesse mettersi in questi binari, oppure è stata, vedendola da dietro, vedendo tutto il campo, una sensazione strana durante tutta la partita? Non capito bene la domanda. Ti chiedo se avevi pensato comunque che una partita così potesse finire in questa maniera, visto che la Sampdoria li ha messo comunque in difficoltà ed era una squadra molto forte. La Sampdoria è una grande squadra, fa tanto palleggio, c'ha calciatori di grande qualità, ma noi, rimanendo compatti, cattivi, decisi, possiamo mettere in difficoltà. Carpi Sampdoria finisce 2-1, Fernando migliore in campo probabilmente nella gara d'andata, quella dove Carpi perse rovinosamente per 5-2, ha fatto una partita straordinaria anche oggi, soltanto il palo e un super Bele che vi ha negato la possibilità di portare via punti dal Braglia. Per me questo non è più importante vincere o aiutare la squadra. Oggi infelizmente ha fatto un rigore che secondo me non so se era, perché come ha detto, se lui ha dato il rigore bisogna dare anche per vedere in primo tempo, perché secondo me è la stessa cosa, lo stesso lance, e quindi non lo so qual criterio lui ha usato, però qua in Italia è un po' difficile parlare di arbitro, quindi adesso non parlo più, se no prendo lezioni magari. Vi arriva Napoli, voi sarete un test importante per la squadra partenopea, per vedere le credenziali per lo scudetto, quali sono i punti di forza che metterete contro Napoli e soprattutto poi si andrà a cercare questa vittoria esterna? Sì, adesso per forza dobbiamo fare punti a casa, perché due partite già che non abbiamo fatto punti, quindi questo campionato bisogna fare, perché dopo classifica è un po' complicato. E adesso per forza dobbiamo lavorare e trovare quello che il mister vuole di noi in questa maniera, che è un bellissimo vantaggio di loro. Finita 2-1 per il Carpi, la sfida, il tuo gol non è riuscito a rimettere in corsa la Sampdoria, come ti spiego, una squadra così tecnicamente dotata che è in trasferta. Abbiamo un ospite, Mauro, ti chiedo se possiamo mettere il microfono. Sì, veramente no, non so, abbiamo avuto delle attrazioni nel primo tempo, una di Fernando, di Luis, abbiamo avuto tante, ma dobbiamo completare e vincere, non c'è altro.